Buongiorno, questo è un video per Lady Testa Rossa e per Gerus e per chiunque sia interessato anche a un po' di storia. Questo è un board game che si chiama Embrace and Angerwind, edito dalla VGamer. Era una piccola compagnia che ha iniziato con due giochi sulla guerra civile americana, creandosi il suo regolamento a livello di brigata. I giochi erano Thunder Red Crossroads su Gettysburg, Inver Quiet Fields, su Antietam. Il regolamento era discreto, niente di innovativo, anzi, cioè, era comunque estremamente canonico nei tratti. Il livello grafico era quello che era, nel senso, era una compagnia piccola, le mappe erano a 16 colori, quindi, anzi, su quella di Antietam c'era una sovrabbondanza di gialli che davano anche fastidio. Però era giocabile nel tempo. Giustamente tutti crescono e anche loro hanno cominciato a produrre regolamenti più corposi e anche aumentare la qualità della grafica dei giochi. C'è da dire che hanno fatto anche alcuni giochi sulla Seconda Guerra Mondiale che sono estremamente interessanti e anche abbastanza difficilotti, non solo per i giocatori in sé, ma perché utilizzano appunto mappe per la costruzione dell'attacco. Magari ve ne parlerò proprio specificamente, perché ne ho alcuni qua, in scatole in fondo ci sono. Sono quelli che comunque non vengono messi in vendita perché non hanno più la sua scatola, tutto, quindi saranno copie in più per noi. Ma perché vi parlo di questa battaglia? Che magari anche quelli che così sono interessati anche relativamente alla guerra civile americana, magari non è una battaglia, non è una campagna così importante, soprattutto perché l'atto pratico fu l'ultima offensiva confederata e fu uno dei più grandi disastri che si potessero fare. Il titolo del gioco ha un senso perché è il titolo di un libro scritto proprio su questa campagna, un libro che ha fatto girare le palle a tutti gli storici filo Johnny Reb, cioè filo sudisti, per come viene dipinto il comandante. Allora, io non sono uno che ascolta una sola campana, mi sono documentato. Anzi, qui vi faccio vedere la prima edizione del libro di Bardi, non quella che vi ho fatto vedere l'altra volta, questa è la prima edizione, vedete purtroppo non è messa benissimo, andrà restaurato, ma comunque tant'è. In cui effettivamente di questo aspetto non si parla, ma ci sta che non se ne parlasse, però ho controllato, mi sono documentato su altri testi. Perché effettivamente la cosa era anche abbastanza pesante, se fosse stata vera. Effettivamente era così. Quello che è accaduto è veramente quello che viene descritto. Magari nel libro viene accentuata un po' la cosa, ma non così tanto da dire che non era una responsabilità, non era una cosa seria quella che è avvenuta. Allora, partiamo un attimo dalle lunghe per spiegarvi come si è arrivato a questo, poi vi parlo anche del gioco in sé. La campagna di offensiva dei Confederati mirava ad attaccare le linee di comunicazione di Sherman, che aveva già conquistato Atlanta. Avete presente Via col vento? Ecco, su tutte valli, si vedono in quel film, ve lo dico subito. L'incendio fu iniziato dai Confederati per bruciare i depositi, col cazzo che furono gli unionisti a incendiare la città. Ovvio che bruciando una delle città più importanti della Confederazione non è che si siano sbattuti per spegnere gli incendi. Una volta che erano bruciati i depositi, a loro fregava quello che c'era nei depositi. Siamo in guerra, eh. Comunque, dopo la caduta di Atlanta e la decisione di Sherman di iniziare la marcia verso il mare, cioè attaccare da Tergo, cioè passando attraverso gli stati confederati, le Caroline, che erano l'obiettivo che si era proposto, cioè letteralmente arrivare al mare distruggendo tutto quello che c'era lungo il percorso. Sherman concentra le sue forze in tre armate, che poi sono tre giganteschi corpi d'armata, di circa 70.000 uomini, 68.000, e inizia questa marcia. Davanti a lui non c'è praticamente nessuno, se non qualche battaglione di milizia, che è praticamente niente. Mentre inizia questa marcia, decide di applicare la tattica della pace cartaginese, della terra bruciata, letteralmente distrugge qualsiasi coltivazione, ferrovia, villaggio, tenuta
tenuta cotonera, tutto, fa pezzi tutto. E Sherman, nelle sue memorie, ha sempre detto che lui non ha preso questa decisione a cuor leggero, era solo una scelta militare. Poi, per quello che concerneva il dopo, lui era d'accordo con Lincoln, cioè che il Sud non dovesse essere sottoposto a una pace cartaginese, ma se si voleva vincere la guerra, non bastava vincere le battaglie, bisognava spezzare la volontà della gente a continuare a resistere. L'unico modo era... Io vi sto dicendo quello, non sto dicendo che aveva ragione o torto, non sto parlando di giustizia in questo senso, vi sto parlando di logica della guerra, che potete benissimo immaginare dove sta la logica nella guerra, più o meno vi ci sedete sopra generalmente a questa logica. Inizio questa marcia, inizio a distruggere tutto. Quando liberava degli schiavi delle piantagioni, li arruolava come milizia sostanzialmente disorganizzata per andare a fare saccheggi e devastazioni. Quindi più avanzavano, più il Sud bruciava. Inoltre tra i suoi reparti c'erano alcuni battaglioni del Kansas che marciavano cantando Brown nella tomba, ma combatte insieme a noi, e questi con quelli della Carolina e con i secessionisti ce l'avevano a morte, letteralmente a morte. Vi ho descritto questo per dirvi su quale base è nata questa operazione. Il comandante dell'armata del Tennessee confederata era Joseph Johnston, zio Joe, che avrebbe voluto applicare una tattica attendista, cioè fare pressione su queste tre colonne per ridurre la loro velocità di marcia, perché quello aveva, non aveva altro, non aveva risorse, i soldati che avevano quelli, non cosa reclutava? Le piante, i lampadari, i bambini, non c'era niente. Ma questa tattica non era apprezzata dal presidente Jefferson Davis, che a Richmond destituisce Johnston e mette al comando dell'armata del Tennessee il generale Hood. Il generale Hood era un comandante di divisione nell'armata del North Virginia e aveva perso un braccio e una gamba. Già questo non dovrebbe mettere nessuno a comandare una divisione, tantomeno a comandare un'armata, soprattutto perché il generale Hood non aveva assolutamente esperienza in questo senso, non aveva le capacità. Ma la cosa peggiore è che per stare in piedi, per riuscire a cavalcare, a muoversi, sostanzialmente era sempre strafatto di laudano. Prendeva laudano più o meno come se uno prendesse l'acqua. Il dolore era talmente atroce, però lui non voleva mollare, lui era convinto, e però era sempre fatto in pratica. Beh, la sua idea era copiata, mutuata dalle idee del generale Lee. Magari sarebbe bastato guardare cosa era successo a Gettysburg con queste idee brillanti, o anche la disfatta strategica di Wilderness, perché se, a parte qualche storico sudista che ha il cervello infilato nel lavandino, dire che Wilderness è stata una vittoria tattica confederata solo perché ha avuto più morti nordisti, perché la motivazione è quella, abbiamo fatto gravi danni, abbiamo ucciso più nordisti di quanti sudisti siano morti, la motivazione unica che tirano fuori è quella. Ragionando in questo modo, Chickamauga vince i nordisti, perché ci sono stati più morti di sudisti che nordisti, per collegare cervelli e chiappe. L'unica cosa che voleva lì era respingere Grant ancora sulle posizioni di partenza, cioè oltre James, non lo ha respinto, se l'ha ritrovato in casa, anzi Grant gli è scivolato di fianco ed è entrato ancora di più in Virginia, è lì che lì ha detto chiaramente a Davis, qui non è più una questione di quando, lì disse a Davis, qui non è più una questione di se, ma è una questione di quando, cioè, ormai il se non c'è più, ora sono dentro e questi da qui non ce li mandiamo più via, non abbiamo neanche le forze per mandarli via, non abbiamo più niente. Un po' mandavano a combattere ragazzini di 15 anni, quindi non è più una questione di se, ma una questione di quando, e quando sarebbe arrivato l'anno dopo. Beh, partendo da questa ipotesi, Hood decide di prendere l'armata del Tennessee e puntare verso Nashville, verso il Tennessee e poi verso l'Ohio. Il piano è quello lì, ma l'obiettivo era arrivare in Ohio. Che vabbè. Avete presente i grandi piani militari della Germania nazista per la Russia, no? Quando hanno chiamato gli alpini, prendiamo gli alpini, li facciamo passare dagli Urali e poi piombiamo alle spalle dei dispositivi inglesi. Sì, va bene. Poi mi dici di che marca, chi è il tuo pusher, perché o ti dà della roba buona o ti dà della roba di merda per questi ragionamenti. Cioè, falli fare Alessandro Magno, che quando è arrivato all'Indo si è visto. Ecco, si è fermato lì se non stavano più in piedi.
Beh, la sua idea è questa: colpire dove non ci sono i nordisti. Piccolissimo problema, i nordisti ci sono. A differenza delle forze confederate che hanno solo l'armata del Tennessee, i nordisti, a fronte di questo movimento, decidono di ricreare l'armata del Cumberland, che era stata smobilitata dopo Chickamauga. Costituiscono questa armata a Nashville sotto il comando di George Thomas, che era la roccia di Chickamauga, cioè l'unico generale che era rimasto lì a tenere la posizione mentre Rosecrans si dava la fuga. Thomas era un ottimo generale, anche se lì, sì, perdono, anche se Grant non era simpaticissimo, tanto che voleva quasi destituirlo come della battaglia di Nashville. Fortunatamente non lo ha fatto e non ho ancora capito perché non stesse simpatico a Grant, perché era un signor comandante. Però Grant, cioè, perdon, scusate, faccio il caldo, non aiuta. Però Thomas aveva bisogno anche di tempo per ricostituire l'armata e allora decide di mandare due corpi d'armata, quelli già più organizzati e omogenei, a ritardare la marcia confederata. Il quarto e ventitreesimo corpo, sotto il comando unificato del generale Schofield, si dirigono in questa zona, come vedete qui. Scusatemi, in questa città, Spring Hill. Questa è la zona del primo scontro tra l'armata del Tennessee e l'armata unionista. Ora, fissando con le tattiche di Lee e di Jackson, senza avere né le capacità né la visione strategica di nessuno dei due, Hood progetta un aggiramento delle posizioni unioniste, fa caricare quel sacco di lerciume di Forrest, che dopo Tupelo era stato aggregato all'armata del Tennessee, non operava più in maniera indipendente per forza dopo una simile badinata che ha preso, a girare le posizioni nordiste e tagliare la via di ripiegamento che avrebbe dovuto passare da questa parte. Forrest, il suo lo fa. Non chissà che cosa, ma lo fa. Però Schofield, anche se non era un'ira di Dio come comandante, non era neanche l'ultimo degli scarti. Se no Thomas non ce lo mandava perché era un buon conoscitore di uomini. Riesce a posizionare le sue divisioni in modo tale, intorno a Spring Hill, da fermare la manovra e consentire lo sganciamento dei resti dei corpi d'armata, facendoli ripiegare lungo questa strada, che c'è un motivo per cui era una strada pavimentata. A differenza delle strade in strada pavimentata, quindi garantiva maggior velocità di marcia. Sganciata da questa posizione, mantenendo sostanzialmente l'armata virtualmente intatta, perché quasi una scaramuccia più che una battaglia, Thomas ordinò a Scofield di ripiegare verso la cittadina di Franklin, che è questa, la mappa numero 2. Hood, a causa del fallimento di Spring Hill, praticamente minacciò di destituzione tutti i generali dell'armata, insultò praticamente tutto quello che poteva insultare dell'armata del Tennessee, che era la stessa armata che aveva combattuto a Pittsburgh Landing, e tanto per dire a Shiloh, dipende da che sponda, che erano incapaci, che non avevano coraggio, che non avevano forza guerriera, ragionava così. Quando Schofield arriva a Franklin, si accorge che i ponti, li vedete questi, sono stati danneggiati e vanno riparati. Quindi fa fermare l'armata, dà il comando delle difese della città al generale Cox e inizia la riparazione dei ponti. Cox fa costruire un trinceramento che segue tutta la città, così, e fa riattare questa vecchia posizione difensiva che è Fort Wagner, che, se vedete la posizione, con l'artiglieria prende perfettamente di infilata questa zona. Fa schierare la cavalleria a copertura queste zone. In caso di pressione eccessiva sarebbe potuto essere appoggiata dalla fanteria presente in città. E intanto fa riposare un po' le truppe.
l'armata del Tennessee, oltretutto non tutta l'armata, perché l'artiglieria di Lee, l'artiglieria di Stephen Lee, rimane indietro rispetto alla velocità di marcia della colonna, perché c'è un aspetto che in questo caso è pesante anche in questo. Questa battaglia si è combattuta in condizioni meteorologiche tremende. C'era una tempesta di neve in corso, era un inverno precocissimo, quindi freddo, pioggia, fango, e una tempesta di neve che spezzettò anche i movimenti dell'armata. Beh, arrivati a fronte di queste difese, Hood se ne esce con l'idea del bagno di sangue rigeneratore. Cioè, ordina un attacco contro trinceramenti da parte dell'armata del Tennessee, perché secondo lui l'armata aveva bisogno di un bagno rigeneratore di sangue per temprarsi. Va bene che era drogato marcio, perché è quello che era. Va bene tutto, ma tutti i cinque generali della divisione gli dissero che era una puttanata, era una cosa assurda. C'erano già state queste esperienze sui campi di battaglia dell'est: attaccare le trincee, attaccare le truppe schierate in trincea era un suicidio. C'era già stato Cold Harbor, c'erano già state altre battaglie sanguinosissime in questo senso, ma lui non dà assolutamente peso al parere dei generali, anzi li minaccia e li accusa di essere dei vigliacchi, dei codardi. Allora qui entra un attimo, cercate di entrare nella mentalità dell'onore dei virginiani o dei comandanti confederati, che la prendono sul personale, letteralmente. Quando a volte la follia di uno tira dentro la follia degli altri. Questa era una battaglia da non combattere. Hood aveva perso un braccio a causa di una cosa simile durante il secondo giorno della battaglia di Gettysburg, quando invece di sganciarsi e tentare comunque un movimento di fianco, che secondo me non sarebbe riuscito perché quel movimento era visibilissimo dalle linee unioniste, se avessero visto che i confederati si ponevano in movimento di marcia senza avere la copertura della cavalleria, perché quell'imbecille di Stuart era a fare il ganzo in giro di qua e di là. Meade, che era comunque un generale prudente ma non era stupido, e Hancock ne avrebbero approfittato per colpire le colonne subiste in movimento. Secondo me ormai erano lì, non si poteva scappare, però l'attacco che va al Little Round Top è stato un macello, e la carica di Pickett è stato un disastro. Lui sostanzialmente ragiona con la carica di Pickett, solo che la carica di Pickett era contro un muretto a sbalzo fatto con pietroni e con l'artiglieria dietro. Qui non c'era un muretto a sbalzo, qui c'era una trincea. E quando vi parlo di trincea, queste sono trincee simili in tutto e per tutto a quelle della Prima Guerra Mondiale. Sono dei giganteschi camminamenti collegati uno all'altro con rinforzi in legno. L'unica cosa che differisce sono le armi e le divise. Il resto è quello. Se uno vede delle foto delle trincee di Vicksburg e va a vedere le foto delle trincee di Verdun, di Paschendaal, sono uguali, i trinceramenti sono quelli. Per questo mi incazzo. Se qualcuno avesse studiato le campagne militari della guerra civile, avrebbe potuto immaginare cosa si rischiava se quella guerra... Forse i prussiani l'avevano immaginato, perché il loro piano di guerra prevedeva la fine del conflitto in pochi mesi, ma una volta impantanati sulle trincee sapeva che l'unico modo per schiodarsi da lì era mandare a morire migliaia di uomini. Milioni. E teste di merda di generali che hanno mandato a morire milioni di uomini, non pensando che fossero uomini, ma pensando solo a loro come numeri, letteralmente come numeri, sarebbero, non so, se c'è qualcuno che merita il disprezzo universale, gente così, che non vede l'essere umano, vede solo carne da macello. Comunque,